Buonasera e bentrovati. Adesso un momento dedicato alla parrocchia San Vincenzo De Paoli del quartiere Semini. Abbiamo ospite, gradito ospite, padre Enzo Mangano, che ormai è da circa 6 mesi, insomma, in questa parrocchia, che sta portando tante innovazioni. Intanto buonasera e benvenuto. Buonasera Nancy. È un piacere averlo qui. Grazie per avermi invitato a parlare della nostra parrocchia che è in periferia. Ma come dice Papa Francesco, dobbiamo andare in periferia reale e esistenziale. Del resto è una parrocchia molto viva, stiamo vedendo, insomma, da quando lei, insomma, è arrivato, ha portato tante novità e vediamo che, insomma, la gente partecipa. Sono state tante le occasioni di vedere il popolo del quartiere, insomma, che aveva questo bisogno di uno stimolo, di un input in più. E quindi grazie innanzitutto a nome dei cittadini del quartiere. Io sono, insomma, anche del quartiere, quindi a maggior ragione. Certo, esatto. Esatto. Diciamo così, stiamo cercando di lavorare a 360 gradi, e quando dico a 360 gradi non appena in sacrestia, che non ci voglio lavorare, io odio le scrivanie, quindi, ma cercare di incontrare le persone in quelle che sono le esigenze spirituali e le esigenze del giorno per giorno, che sentono molto più forti di quelle spirituali. Allora bisogna veramente integrare e amalgamare questo discorso, che non è facile. Stasera volevo concentrarmi su quelle che sono i prossimi appuntamenti, perché, insomma, la Pasqua è vicina e la parrocchia San Vincenzo De Paoli si sta preparando per dei momenti bellissimi e importanti. Il primo sarà la Domenica delle Palme, un corteo diverso, innovativo, che sfilerà dalla parrocchia di Madre Teresa di Calcutta, arriverà fino alla parrocchia San Vincenzo De Paoli. Però come? Lo voglio spiegato direttamente da lei. Diciamo così, in tutte le parrocchie dove sono passato, dalle missioni a anche parrocchie come Giumarra, di Castel di Giudica o di Visino, o in altre parrocchie dove sono stato ultimamente, ho cercato sempre di creare questa rappresentazione sacra, anche per far capire visibilmente, invece di vederlo in un film o in diapositive, perché no, attraverso personaggi reali, e fare la sacra rappresentazione dell'ingresso trionfale di Gesù. Allora avremo questa, se innovazione è, precederà, diciamo così, la grande processione liturgica che partirà, e la benedizione sarà nella chiesetta di Santa Teresa di Calcutta, anticamente la chiesa di San Vincenzo De Paoli, fino a San Vincenzo De Paolo e Cappuccini Vecchie numero 6. Ebbene, da 12 apostoli ne abbiamo trovato quasi 20, dai 20 anche uomini e donne, dice, perché no, anche i nostri bambini. E allora la coreografia, l'asino addirittura arriverà da lontano, da Piazza Armerina, sì, c'è un amico che ce lo sta portando e così via, eccetera. Allora la cosa interessante è che non ho trovato remora, quella vergogna, nomad, cade, da. Ne avevo invitato 12 e 13 con Gesù, ma quale chiacchiere, ne abbiamo trovato ancora di più, e dice, perché non i nostri bambini? E la coreografia della sacra presentazione che precederà la processione liturgica è curata dal maestro Perniciaro, da Michele Perniciaro, e i costumi sono prestati da lui, quelli che fanno parte del grande presepio vivente, dove i costumi sono proprio, anche nei particolari, sono del popolo ebreo, in questo senso qui. Quindi questa per me non è una novità, ma per il popolo lo è. E perché no? Anche per coinvolgere. Esatto. Ed è là una semente per prendere e poi formare gruppo famiglia, pastorale familiare. Dobbiamo usare, dice Papa Francesco, tutti i mezzi per poter chiamare il popolo di Dio. In questo senso. Questo inizierà domenica alle ore 10. Nella chiesetta di Santa Teresa di Calcutta, e tra l'altro è la prima chiesa in diocesi dedicata a Santa Teresa di Calcutta. L'abbiamo fatto col vescovo il giorno che sono entrato, il 15 ottobre, anche perché San Vincenzo De Paoli, santo del 500 della carità cristiana.
questa è santa della carità cristiana dei tempi nostri. Certo. Quindi c'è tutta una spiritualità dietro. Quindi noi cogliamo l'occasione per invitare ovviamente non solo i cittadini del quartiere Semil, ma di tutta la città a partecipare a questa differenza. Noi stiamo con tutti i WhatsApp, Facebook, Cortiglie Book, Mormore Book. Ora anche TV Book. TV Book. No, ma bisogna far conoscere queste cose. Dobbiamo creare un po' di effervescenza anche nella città. Perché ci sono tanti bambini che partecipano, come ha detto lei anche più volte, partecipano e che stanno vivendo questo spirito in maniera differente. Sì, grazie a Dio. Tu hai dato, ha detto la parrocchia si sta risvegliando. Non lo so se sta risvegliando. Sì, si vede. Io si vede, lavoro. Si vede la non spetta a me né giudicare né questo. Glielo dico io da questa. Ringrazio, se tu sei parrocchiana, sì, fra l'altro. Sì, me ne ringraziamo a Dio. Il popolo è disponibile. Avevo un sete veramente di sciacquare chiare le cose, esatto. Stiamo cercando niente di particolare, però la pastorale e l'evangelizzazione al primo punto, esatto. E come dice Papa Francesco, chiesa in uscita. Io ho celebrato per 30 anni su Tallabur, nella foresta, eccetera, abbiamo costruito chiese, quindi il discorso è creare una dinamicità nella convinzione della scelta cristiana. Se non c'è scelta, se facciamo puzza del salestio, reganire studate, non andiamo avanti, esatto. Ma fai sciauro di umanità, ospedale da campo. Che cos'è l'ospedale da campo secondo il Papa? Non è i malati, i feriti che vanno all'ospedale, ma è l'ospedale che vanno sui feriti. Certo. No, ma capire questo, certo. Evangelizzando, perché se non c'è Gesù Cristo, esatto, faremo solo teatro. Certo. Poi inizia la Settimana Santa, ovviamente, come si prepara la parrocchia, cosa fa per arrivare poi alla Domenica? La Settimana Santa c'è il triduo del triduo pasquale, giovedì santo alle 7, venerdì santo alle 4 del pomeriggio e la veglia pasquale alle 11. Per il giovedì santo, la lavanda dei piedi, ormai da tempo non faccio solo ai 12 chierichette, lavare due pene pulito, no, ma lavare i pene puzzolenti dei nostri fratelli che sono a volte non tanto nella fisicità puzzolente, ma che sono quelle del peccato, quello di baciare quei piedi. E come questo lo faccio a tutti i rappresentanti della realtà parrocchiale, possono essere 12, possono essere 14, possono essere 20, però sto invitando tutte le famiglie a portare una bacinella, a portare una tovaglia e marito e moglie e i figli e i genitori a lavarsi i piedi gli uni degli altri. Quante volte ho visto piangere con le lacrime mescolarsi quell'acqua per lavare i piedi, che diventa anche richiesta di perdono, e perdonare e così via. Quindi il discorso della liturgia non è appena lavare i piedi e poi basta, no, laviamo l'uno l'altro i piedi, sapendo che i nostri piedi sono puzzolenti a causa della superbia, del tradimento, dell'infedeltà, dei rancori, dell'odio. È un segno, infatti là ci saranno vari secchi d'acqua, ognuno si va a prendere come si ha, e là durante che il sacerdote lava i piedi liturgicamente, ognuno si lava l'uno con gli altri e se le bacia. E se c'è qualche lacrima, vale, chiudo un discorso, chiarifichiamo, chiariamo, parliamo, dialoghiamo e poi sembra rompere piatti e cazzalone. No, invece c'è la possibilità di un gesto concreto durante la liturgia. Immagina se Nannora gli sta a lavare i piedi a sua suocera, che ce ne dice un sacco. A Caltagirone non accade questo, ma in altri posti può accadere, può accadere. Ce ne vanno più di molte parole. O gli a lavare i piedi a un vicino di casa che proprio mi sta facendo mancare la pazienza continuamente, che mi gli ammonizza sempre davanti alla porta. Sono cose concrete che o noi li concretizziamo o diventa un cristianesimo sbandato, qua, una cosa bla bla bla, se bla, se io bla bla. No, concretamente, viviamola. Bello. Alle 19. Alle 19, okay. Giovedì, poi giovedì, venerdì. Poi venerdì alle 16. Normale, sì. E poi la domenica, la veglia, esatto, pasquale alle 23, e sì, poi la domenica di Pasqua c'è un'altra novità.
La posso dire? Certo. Ecco, a Caltagirone, lo dico questo per gli amici che assistono e che non sono di Caltagirone, da veneranda tradizione, probabilmente dal 1700, da dopo il terremoto, c'è questa usanza che ci sono in tanti paesi, la giunta, l'incontro con Gesù risorto. A Caltagirone avviene con un San Pietro gigante che cerca, dopo che esce da, che viene in piazza, arriva con Gesù risorto, che esce dalla nostra parrocchia, dalla parrocchia di San Vincenzo de Paolo. E poi sta cercando la Madonna e vicino al fianco del municipio, con la scala piena di persone, con la piazza gremita e tutte le vie adiacente, incontra la Madonna, fa l'inchino e corre da Gesù per dire: ho incontrato tua madre. Poi incontra, guarda, nuovamente da Maria e gli dice: incontratevi, Gesù è qui. E la Madonna incontra Gesù. Queste sono comuni a molti paesi, soprattutto del meridione, di conquiste spagnole che ce l'hanno lasciato queste cose. Allora, già che ho trovato la statua del Gesù, che dal 500 probabilmente il comune si sta impegnando a restaurarla, anche perché appartiene al comune, non appartiene alla chiesa, diciamo così, e di restaurarla, allora ho pensato con i parrocchiani: beh, la parola è inventiamo qualcosa, invece concretizziamo una parte del Vangelo che manca alla giunta, facendo una pre-giunta. Vabbè, la giunta è San Pietro che cerca la Madonna e poi annunzia alla cittadinanza, alla Madonna, che Gesù è risorto. Allora, la notte di Pasqua noi leggiamo un brano del Vangelo. Maria Maddalena e altre donne andarono al sepolcro di buon mattino, il primo giorno della settimana, e trovarono la pietra arrotolata, il sepolcro vuoto, e a qualche altro evangelista dice che Maria Maddalena vede Gesù. Comunque sia, loro entrano nella parte adiacente alla chiesa, va bene, fanno l'inchino, riconoscono Gesù e dice il Vangelo e corsero ad avvisare gli apostoli. Gli apostoli restarono un poco increduli, ma Pietro e Giovanni corsero al sepolcro, videro Gesù. Ecco, noi vogliamo rappresentare questo. Come avverrà? Avverrà nella forma più semplice. Dopo la messa delle 10:30, quindi a mezzogiorno, quasi, e queste donne, pie donne, che fanno parte di questa turba che stanno rappresentando la Domenica delle Palme, andranno là e vengono al sepolcro, vedono il sepolcro vuoto, che è la parte della chiesa, e corrono. Arrivate nella casa parrocchiale, nella strada sottostante, viene San Pietro, una copia simile a quella che è tradizionale di San Pietro gigante, più un'immagine portata a spalla di San Giovanni. E corrono al sepolcro e dice il Vangelo: Giovanni, che era più giovane, arrivò prima, ma non entrò. Poi arrivò Pietro, quindi immagina queste due immagini che corrono al sepolcro. Pietro farà l'inchino, riconosce Gesù risorto, poi Giovanni si mettono di là e esce il camion già preparato, quello che parteciperà alla giunta, e uscirà fuori, campane. Non abbiamo la banda perché non abbiamo i soldi, ma chissà che ascoltando dice: vai, facciamoci sto regalo. Vabbè, a mezzogiorno, 10 minuti dura tutto, non è che durerà. 4 spari, qualche mortaretto cinese costa poco, e le campane, e lì è l'alleluia di Handel. È terminato, e ciascuno va a casa e si prepara per le 5, poi a partecipare, se vuole, a quello. Quindi non stiamo togliendo niente alla tradizione, stiamo solo rappresentando in una forma particolare il Vangelo che dice che corsero al sepolcro. Quindi quello che avviene nella giunta tradizionale è quello che già è successo. Ma vogliamo far capire qual era la parte del Vangelo mancante che sarebbe bello che le persone sapessero? Solo questo. Io sono estasiata da questa cosa. Sarà davvero bello e certamente... Beh, è l'inizio di una possibile tradizione. Certo. Di una possibile tradizione. Certo. Anche perché, posso dirlo? Certo. Coi parroci di Caltagirone, alcuni mi hanno detto, io sono stato d'accordo subito, immagino,
A me piacciono le novità, dobbiamo averle le novità, insomma noi diciamo che siamo vecchi, assolutamente. La Chiesa è sempre che si rinnova, sempre la Chiesa è così. Bene. Dice, già che tu conservi l'immagine di Gesù risorto, perché non facciamo crescere la spiritualità della Via Lucis? Lucis. Che cos'è? Via Crucis lo sappiamo, la via della croce. Via Lucis è la strada, la via della luce. Mi spiego. Nei 40 giorni della Quaresima c'è la tradizione di fare la Via Crucis che va dal giudizio di Ponzio Pilato alla risurrezione, ma comunque alla morte, alla sepoltura o risurrezione. Bene, sono 14 stazioni antiche, se ne aggiunge un'altra che non tutti fanno perché è discutibile, ma non è importante. Le 14 stazioni, le 15 stazioni, bene, e che è un pio esercizio che aiuta molto alla riflessione, le persone vengono, pensa che domenica sera, domenica delle Palme, alle 8:30, a livello cittadino di Caltagirone partirà da Santa Maria di Gesù e arriverà alla città dei ragazzi, va bene? Tutta la città alle 8 di sera, quindi verrà il vescovo, tutti i sacerdoti, tutta la città, quindi la via è un momento di meditazione fortissimo. Che cos'è la Via Lucis? Un 20-30 anni fa è nata questa devozione che ancora non ha preso dovunque piede. Che cos'è? Quello che Gesù ha detto e ha fatto durante i 40 giorni prima di ascendere al cielo, dal giorno della risurrezione al giorno dell'ascensione. E la quindicesima sarebbe la Pentecoste. Quindi sono in concomitanza con i 40 giorni della Quaresima, i 40 giorni della Pasqua e andrebbero queste stazioni, 15, dalla risurrezione a Pentecoste. Allora abbiamo detto, perché non far crescere la spiritualità della Via Lucis, che poi il messaggio, il kerigma, l'annunzio fondamentale, certo, della nostra fede, quello della Pasqua. E chissà, un giorno, come esiste il mese di maggio alla Conatomene, la novena della Madonna del Ponte, della Madonna Immacolata, il mese dedicato a San Giacomo, il mese, perché non il mese dedicato a Gesù Risorto, o il mese dedicato al Sacro Cuore che è a giugno, questi i 40 giorni dedicati alla riflessione fondamentale, certo, della risurrezione. E allora a causa di questo, giorno 28 aprile, ci sarà a livello cittadino nel quartiere dei Semini, quindi nella parrocchia ma nel quartiere, a livello cittadino la Via Lucis, presente tutti i sacerdoti, i parroci, il popolo, il vescovo, come c'è la Via Crucis cittadina, ci sarà la Via Lucis cittadina, con le immagini che raffigurano la risurrezione, i discepoli di Emaus, Gesù che cammina sulle acque, Gesù che parla con Pietro, tu mi vuoi bene, le varie apparizioni a Tommaso, quello che è successo nei 40 giorni. Simpatiche pazzie belle. E uscirà il Cristo risorto con la banda musicale, speriamo con tanto di sindaco pure. Per le vie del quartiere, che è una parte della città, che a volte era un quartiere, sì, che avevano messo. In effetti un poco. Infatti, quando io ho fatto il mio invito di parroco, ho detto dalle periferie dell'Amazzonia alle periferie di Caltagirone. Quindi... non molto simili, però va bene, sempre periferie. Oddio. L'importante. Oddio, in base a quello che ha trovato, certo. Oddio, no, è campagna, Nadia fuori sta cacciando, esatto, campagna, perché è grande come parrocchia, esatto, sì, sono, sì, più di 4.000 abitanti, sì, 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 per cui sono molte, sì. San Giacomo dell'Amazzonia ne aveva 80.000 abitanti, ma quella è un'altra cosa. E questo, Nenze, e carissimi amici che state ascoltando, bellissimo.
niente di particolare, cosucce che cercano di... Invece sono cose belle e molto particolari, che veramente danno stimolo e invitano. Io a questo punto invito tutti coloro che ci stanno sentendo a venire e passare la parola, anche perché appunto non soltanto i mezzi... Lo pubblicheremo in esatto. Facebook, senza la corruzione di Facebook di questi giorni. Esatto. Però sono mezzi molto belli. Sì. Dio ha dato l'intelligenza all'uomo, certo, per fare queste cose, certo. Poi che alcuni o forse molte li usano in una forma errata, inappropriata, a volte immorale, a volte se ne servono il diavolo per mettere il seme della discordia o di altre cose. Queste, e invece noi ne facciamo l'uso. Ma io quel poco che posso fare bisogna bombardare. E noi condividiamo, quindi spargiamo la voce, insomma, e riusciamo a coinvolgere sempre più persone per questo exploit. Intanto ci diamo appuntamento, a parte le messe, insomma, le celebrazioni di questi giorni in parrocchia, a domenica alle ore 10 presso la parrocchia Santa Teresa di Calcutta, i Semini, per partecipare a questo corteo. Ma questa domenica è un 800 metri, forse meno. Speriamo che il tempo ci aiuti anche, perché questo marzo... Io ho mandato un'email a San Piero, l'ha mandata, prima e dopo può fare che ho, ma durante per favore, solo questo poi, perché è una benedizione l'acqua che sta cadendo, mamma mia, che ringraziamo Dio, avanti. Grazie Padre Enzo Mangano per quello che ha fatto, per quello che fa, per quello che farà, e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito e che parteciperanno ovviamente a questi appuntamenti. Io vi saluto e passo la linea ad Enzo Nicoletti. Buona serata.